Malattia residua minima significa andare ad evidenziare a livello dell'organismo se sono ancora presenti cellule di mieloma oppure no. Ed è importante dal punto di vista dei pazienti perché sono diversi studi che hanno dimostrato che i pazienti che raggiungono la negatività, cioè nei quali non è possibile più evidenziare cellule di mieloma, hanno una miglior sopravvivenza. Ci sono diverse tecniche per valutarla e queste tecniche hanno una diversa sensibilità. Allo stato attuale, meno malattia si riesce ad evidenziare, cioè con le tecniche più sensibili, e meglio è. Abbiamo presentato due lavori legati all'MRD. Uno è focalizzato sulla concordanza nella valutazione della malattia minima residua con due tecnologie differenti, una la multiflow cytometry e l'altra tecnologia la next generation sequencing. E quello che abbiamo visto è che c'è una buona concordanza tra le due tecniche, il che implica che entrambe le tecniche verosimilmente possono essere utilizzate per valutare la malattia minima residua. Il secondo lavoro sul quale abbiamo presentato e che valuta l'impatto dell'MRD, valuta la rilevanza dell'MRD nel definire il rischio di recidiva precoce, perché sappiamo che purtroppo, nonostante alcuni pazienti rispondano bene ai trattamenti, poi la malattia si ripresenta. Quello che abbiamo visto nel nostro studio è che i pazienti che ottengono una negatività in malattia minima residua hanno un minor rischio di ricorrenza di malattia in breve tempo. Attualmente la malattia minima residua non può ancora essere considerata un endpoint surrogato, ovvero un endpoint che è predittivo con determinate caratteristiche di altri endpoint quali la sopravvivenza, ma allo stato attuale è l'endpoint candidato migliore per dimostrare questa surrogacy. Esiste un grande sforzo internazionale che va sotto il nome di I-Square Team, dove sostanzialmente vengono analizzati i dati di circa di più di 4.000 pazienti e che è volto a dimostrare da un punto di vista scientifico se la malattia residua minima può effettivamente essere utilizzata come endpoint surrogato. Questo è importante per i pazienti perché poterla utilizzare all'interno degli studi ma anche nella pratica clinica è importante per le scelte terapeutiche, per la disponibilità dei farmaci e l'approvazione in commercio dei farmaci in tempi probabilmente più brevi rispetto a quelli che sono i tempi attuali. MRD è attualmente considerata il miglior candidato come endpoint surrogato, ma questo deve essere dimostrato, quindi questa è una delle domande aperte. Così come qual è il momento migliore per andare ad analizzare l'MRD, qual è la durata di MRD negatività che effettivamente è predittiva di outcome, se l'impatto è effettivamente lo stesso in diversi pazienti, sono tutte domande alle quali si sta cercando di rispondere. Attualmente vi sono diversi studi e diversi gruppi europei che si occupano di MRD, che valutano l'impatto dell'MRD sull'outcome e c'è appunto questo gruppo internazionale che si chiama I-Square Team che sta lavorando per cercare di dimostrare se l'MRD può essere considerata un endpoint surrogato.